possiamo aprire invece la finestra sui titoli e naturalmente partiamo come sempre da quello che ci proponi tu e parliamo nello specifico di Clariane, che è un'azienda chimica svizzera. Io adesso poi l'ho pronunciato alla francese, anche se in Svizzera di lingue ce ne sono quattro, quindi insomma spero di aver azzeccato la pronuncia giusta. Ma ti chiedo, al di là appunto della questione linguistica, se cioè perché ecco dobbiamo puntare l'attenzione proprio su questo titolo che ci ha indicato. È un titolo molto solido, patrimonializzato, un titolo importante anche storicamente, ed è un titolo che potrebbe essere considerato anche un anticiclico, e soprattutto, visto che mi occupo di analisi tecnica, sì, direi che classicamente, proprio come analisi tecnica, si trova in una situazione quantomeno da monitorare attentamente. Insomma, secondo me, se vuoi possiamo anche vedere uno dei due grafici partendo dal time frame weekly, sì, possiamo introdurre Clariane. Ecco, vediamo appunto il grafico weekly e poi naturalmente monitoreremo poi gli andamenti anche del daily, ma partiamo proprio dall'andamento settimanale. Allora, nel weekly si può vedere come l'area dei 14 franchi, da me evidenziata con la retta orizzontale verde, è un'area supportiva dove dal 2015 poi il titolo è stato comprato ogni qualvolta che ha testato quell'area. E proprio ultimamente, inizio anno, si è riavvicinata a quel livello e da lì sembra che sia ripartito sostanzialmente. Quindi per la quarta volta quest'area supportiva ha funzionato. Non è qualcosa di magico quando si parla di supporti, semplicemente l'analisi tecnica spiega l'analisi fondamentale, ossia in base al piano industriale, bilancio, dividendo e così via, gli analisti dicono Clariane a 14 euro è da comprare in base a tutte le sue caratteristiche. E quindi, essendoci tornata a inizio anno, vediamo che da lì è iniziata la risalita e quindi potrebbe sviluppare una nuova gamba rialzista. Quindi andiamo, se sei d'accordo, passando al time frame daily, sì? Sì, a individuare quali potrebbero essere i livelli di acquisto per Clariane. Molto semplicemente, se dovesse ancora una volta riavvicinarsi ai 14 franchi svizzeri, potrebbe essere interessante comprarla, diciamo, tecnicamente sulla debolezza, quindi sulla difesa, qui andando di nuovo a retestare quell'area. Altrimenti, se si confermasse la ripartenza avvenuta da metà marzo e dovesse andare a rompere area 15 e 20, quindi sulla forza in questo caso e non sulla debolezza, perché i 15 e 20 vediamo essere un'area di doppia resistenza, ossia quella dinamica, ossia la retta tratteggiata obliqua, e quella statica, quindi quella in nero orizzontale piccola. E insieme io ho evidenziato il lisso di tallo, quell'area che è proprio una doppia resistenza. Se il prezzo la rompe in rialzo, dovrebbe avere appunto una buona accelerazione. Quindi secondo me Clariane, con un rientro in area 14 oppure con la rottura dei 15-20, è un titolo che dovrebbe essere messo in portafoglio. Certo, ecco, costituire un'opportunità. E a proposito, ecco, di opportunità, Enrico, volevo anche chiederti, prima di passare il testimone ai nostri telespettatori che ci stanno già scrivendo sulla nostra chat live, un consiglio di carattere generale per gestire questo momento che torna ad essere abbastanza complicato, perché abbiamo detto ci sono veramente tanti fattori in ballo e non sappiamo bene quale sarà l'evoluzione del mercato. Ecco, in un momento di estrema volatilità e incertezza, se dovessi dare un consiglio per la costruzione del portafoglio ai nostri telespettatori, quale sarebbe? Sarebbe quello di puntare ai cosiddetti titoli difensivi o anticiclici, ossia quei titoli che risentono di meno delle fasi ciclicamente difficili del settore economico. Questo mi riferisco ovviamente ai titoli alimentari, sì, o ai titoli o alle utilities o al settore healthcare, quindi alla sanità. Quindi quelle spese che il cittadino deve comunque affrontare, ossia il cittadino può rinunciare a un viaggio, può rinunciare a cambiare la macchina, può rinunciare a cambiarsi
le scarpe belle, ovviamente insomma, al cibo diciamo, non ci si rinuncia, chiaro. Warren Buffett dice sempre: io terrò sempre nel mio portafoglio Coca-Cola e Gillette, perché anche se arrivassero le cavallette continueremo a raderci la barba. E certo, almeno la barba uno se la deve fare, chiaro. E continueremo a bere, quindi ecco, andare a cercare dei titoli di questi settori e andare a cercare dei titoli che in questi settori sono lontani dai loro prezzi massimi, quindi titoli che anche gli investitori istituzionali o comunque dei fondi potrebbero poi riscoprire e mettere in portafoglio in fase di burrasca, chiamiamole così. Ecco, Enrico, mi viene una battuta da fare, perché tu prima hai citato Battisti, io adesso cito Mengoni, insomma, scendo un po' di livello, me ne rendo conto, vado più sul pop, però io direi L'Essenziale, tra l'altro canzone che ha vinto il Festival di Sanremo, si intitolava così, e forse questo a cui dobbiamo guardare, no, in questo momento storico, L'Essenziale, il cibo, naturalmente la cura del corpo, visto che a tante cose possiamo rinunciare, ma a quelle poche no.